Benvenuti alle persone collegate con noi e benvenuto a Franco Bifo Berardi. Grazie per essere con noi a Torino Spiritualità. Grazie, grazie a voi. Dunque, Franco Berardi, Bifo, filosofo. Abbiamo chiesto a Franco di essere qua con noi perché insomma, il tema del respiro ha tante accezioni da esplorare e nelle varie letture preparatorie che abbiamo fatto ci siamo imbattuti in Respirare, causa e poesia, questo piccolo ma molto denso libro di Franco Bifo Berardi. Respirare, causa e poesia, quindi un trittico, tre termini che sono legati da una sorta di circuito di senso, un circuito che si illumina con un'idea, cioè che la poesia è effettivamente una via per riavvicinarci a una realtà. Una realtà che ci giunge sempre più astratta, sempre più sterile, sempre più asfittica, verrebbe da dire. Quindi è una realtà in cui è difficile riempire i polmoni. E allora ecco che il respiro entra in questo trittico come elemento chiave per comprendere, per interpretare il tempo che stiamo vivendo e per interpretare il caos contemporaneo. Quindi respiro, caos e poesia. Caos, però, Franco, è scritto con la C maiuscola addirittura. E vorrei domandarti di spiegarci a cosa fai riferimento quando parli di caos contemporaneo, come mai merita addirittura una maiuscola come inizio. Ma dunque, cosa significa caos anzitutto nella accezione con cui io ne parlo? Caos non esiste, no? Cioè, là fuori, fuori dalla finestra, sull'autobus, no, non lo troviamo da nessuna parte, o piuttosto lo troviamo dappertutto. La mia proposta è di pensare che il caos sia una relazione fra la mente umana e la velocità del mondo. Caos è quando il mondo si mette ad andare troppo velocemente o diventa troppo complesso, anche la complessità è una questione di velocità, in fondo, perché la nostra mente possa elaborarlo in maniera razionale, in maniera cosciente, e perché il nostro corpo possa vivere in maniera armonica, felice, sana, tranquilla, piacevole, la velocità che ci circonda. Ecco, da un certo momento in poi l'accelerazione prodotta da fattori esterni, economici, tecnologici, sociali, psichici, è diventata tale da rendere impossibile una elaborazione emotiva ed una elaborazione intellettuale del mondo che ci circonda. Ecco il caos. Però il caos non è semplicemente una condizione che noi viviamo passivamente, è anche il magma da cui emergono continuamente nuove possibili configurazioni. Ed il problema che noi abbiamo probabilmente sempre, che ce ne rendiamo conto o no, è trovare un equilibrio respiratorio, il che vuol dire anche un equilibrio psichico, un equilibrio mentale, un equilibrio interpretativo ed un equilibrio pratico nel rapporto fra il mondo nella sua accelerazione e la nostra. E dunque il caos va considerato come un signore, come il signore, dal quale continuamente emana la possibilità che noi possiamo o no essere in grado di cogliere, interpretare, elaborare e vivere. Ecco, tu hai parlato di accelerazione in relazione al caos, però mi sembra che l'accelerazione presupponga comunque una forma di, quantomeno una traiettoria. Non ti sembra che,
forse più che un tempo accelerato sia un tempo disorientato, nel senso disperso in frammenti che non seguono più nessuna traiettoria, ma divergono continuamente. No, c'è una direzione nella quale l'accelerazione si è verificata e continua a verificarsi, anche se ora accade qualcosa che noi non potevamo, che io certamente non potevo prevedere. L'accelerazione è impazzita, o forse si è proprio bloccata, e forse definitivamente, ma questo è un altro discorso. Comunque rispondo no alla tua domanda, perché qual è la direzione in cui l'accelerazione si verifica? La risposta la trovo, come mi capita spesso, in Carlo Marx. Il capitalismo accelera il ritmo della macchina, e quindi indirettamente accelera il ritmo dei muscoli umani, del corpo umano e soprattutto della mente umana, per aumentare la quantità di plusvalore che può sottrarre al lavoro, agli operai, ai lavoratori cognitivi. Ecco, questa è l'origine del processo di accelerazione. Quando il capitalismo era espansivo, l'accelerazione era aumento della produttività, aumento dello sfruttamento, aumento del valore, espansione del capitale. Poi, a un certo punto, e quel punto a mio parere lo possiamo individuare negli anni 70, ad un certo punto questa macchina dell'accumulazione si inceppa, si ferma, non può più andare avanti. Lo dice il Club di Roma nel 1972 in un libro che si chiama I limiti della crescita. La crescita non può essere infinita, perché il pianeta è finito, le sue risorse sono finite, la nostra capacità mentale è limitata. Dunque, ad un certo punto l'espansione finisce, e per il capitale c'è un solo modo per continuare la sua espansione: accelerare in modo disperato la corsa nella quale noi siamo presi. Da quel momento l'accelerazione compie un salto e diventa un fenomeno totalmente patogeno, che in italiano significa un fenomeno che produce malattia, che produce sofferenza. Ecco, quindi l'accelerazione ha una direzione. Purtroppo ora, o purtroppo, forse per fortuna, questo io non lo so, e questa accelerazione ci ha portato a sbattere contro un muro, e adesso siamo lì spiaccicati. Non riusciamo più a sentirti bene, Franco. Ho perso le tue ultime parole. Dicevo che nell'ultimo anno questa accelerazione ci ha portato a spiaccicarci contro il muro, ci ha portato ad un collasso. Noi siamo all'interno di un collasso psichico, oltre che economico, oltre che sanitario, nella storia umana. A un certo punto nel libro dici che forse una via per interrompere questo processo di autoeliminazione è di istituire un'alleanza tra il poeta e l'ingegnere. Qui entra in campo il tema della poesia. Vorrei chiederti, me lo spieghi meglio? Sì, devo fare una piccola premessa. Io ho scritto quel libro un paio d'anni fa. In realtà ho cominciato a scriverlo nel 2014, quando a Ferguson venne ucciso Eric Garner e venne ucciso con questo metodo nazista che applica la polizia americana, ma anche quella francese, per esempio, che si chiama, non me lo ricordo più, io lo chiamerei strangolamento. Ecco, in quel momento, 2014, centinaia di migliaia di giovani scesero in strada gridando "I can breathe". E allora lì mi venne in mente questa cosa, che "I can breathe" è una perfetta definizione di quello che sta accadendo. Faccio questa premessa per chiarire che allora
io pensavo, come penso da molti anni, che c'è una sola via d'uscita dalla catastrofe spaventosa in cui il neoliberalismo, in cui il capitalismo finanziario ci ha portato. E quella strada consiste in una alleanza tra il poeta e l'ingegnere, che vuole dire che gli ingegneri che costruiscono la macchina globale giorno dopo giorno, la macchina informatica, la macchina tecnica, la macchina nucleare, la macchina organizzativa, la macchina finanziaria stessa, gli ingegneri agiscono nel nome di un potere che totalmente gli sfugge, di cui loro non sanno niente. Gli ingegneri sono generalmente gente dal cuore buono e anche con un grande cervello, ma un po' incapaci di mettere in connessione il cervello ed il cuore, se posso permettermi, chiedendo scusa agli ingegneri. Frequento molti ingegneri negli ultimi anni e trovo che siano persone deliziose quando stanno da sole. Purtroppo, quando stanno insieme, sono peggio della bomba atomica, perché non posseggono la consapevolezza psichica, etica, poetica di quello che stanno facendo. E dunque ricevono salari generalmente superiori alla media per accelerare, per aumentare la produttività, lo sfruttamento, l'oppressione. Ecco, se parlassero con il poeta, in primo luogo starebbero meglio loro, perché gli ingegneri stanno male in generale, prendono molte pillole, prendono gli psicofarmaci, soffrono per quel che è il loro lavoro, per le condizioni, tra l'altro sempre più precarie, in cui il loro lavoro si svolge socialmente. Se parlassero con il poeta e con lo psicanalista, ma io non distingo tra il poeta e lo psicanalista, sono per me due figure estremamente simili. Il poeta e lo psicanalista gli potrebbero dire: caro ingegnere, tu hai nelle tue mani un potere immenso, cerca di capire quello che stai facendo e soprattutto cerca di capire quello che potresti fare. Allora sì che potremmo riprogrammare la macchina, fermare l'accelerazione distruttiva, ricostruire tutto sulla base di un principio di uguaglianza radicale, sulla base di un principio di frugalità collettiva, frugalità ed eguaglianza. Non ci resta altra strada per uscire dalla catastrofe spaventosa. Mi scuso se lo ripeto e forse lo ripeterò ancora. Siamo dentro una catastrofe spaventosa. Che l'ingegnere vada a parlare con il poeta e soprattutto che veda presto uno psicanalista. Che però, dicevi, poeta e psicanalista in parte si equivalgono. Tra l'altro quello che dicevi mi faceva pensare che il mito lo racconta benissimo, tanto per restare nel campo della poesia, nel senso pensavo al Protagora, no? Quando Protagora racconta Socrate, è il mito di Prometeo che ruba le arti tecniche, le dà all'uomo, però dice la saggezza invece rimase presso Zeus. Quindi noi siamo dotati di infinita competenza tecnologica, però forse... Cioè, noi insomma, siamo pieni di mezzi, però latitano un po' i fini, e questo è il punto? Noi siamo pieni di mezzi potentissimi che non è che hanno perso i loro fini. Il fine della macchina globale capitalistica è l'estrazione del massimo profitto, è l'accumulazione del massimo di capitale. Questo è il suo fine, che non è un fine collettivo, non è un fine socialmente utile, non è un fine umano, però nell'epoca moderna l'interesse del capitale e l'interesse della società, pur essendo distinti e conflittuali, convergevano in qualche misura. Perché? Perché il capitalista produceva le cose di cui avevamo bisogno. A lui non importava niente, a lui, insomma, la macchina capitalistica non importava niente di produrre penne, automobili o pane. Non era questo il suo problema. Il suo problema era, grazie alle penne, alle automobili e al pane, accumulare capitale. Però poi di fatto produceva penne, automobili e pane. E non è più così.
perché da un certo momento in poi, che poi potremmo vedere quando esattamente e attraverso quali dinamiche, ma da un certo momento in poi l'accumulazione di capitale coincide con la distruzione di risorse, vita, servizi, utilità. È questo che è accaduto negli ultimi 40 anni. Tutto ciò che avevamo prodotto nei 500 anni della modernità è stato distrutto, è già stato distrutto dall'accumulazione puramente estrattiva neoliberale. E pensiamo ai reparti di terapia intensiva, mi scuso se mi ripeto, i reparti di terapia intensiva erano il problema principale di questo disastro pandemico. Perché? Perché nei 20 anni o 30 anni passati lo Stato italiano ha ridotto i finanziamenti per la sanità pubblica, ha ridotto i medici di base, ha ridotto i reparti di terapia intensiva. Perché? Perché doveva aumentare la quantità di soldi che andavano ad accumularsi nelle tasche del sistema privato sanitario e generale e finanziario. Ecco dunque estrazione, distruzione di vita. Questo è stato il capitalismo neoliberale. Il risultato è il collasso pandemico che abbiamo vissuto in quelle condizioni. Ecco, per questo, anche se mi dimentico qual era la domanda che tu mi avevi fatto, per questo noi in questo momento ci dobbiamo porre il problema: è possibile uscire da questo modello? Non è facile, perché questo non dipende dalla nostra volontà. Dipende da qualcos'altro, dipende dalla nostra sensibilità, dipende dalla nostra intelligenza. Ma giustamente ora mi ricordo qual era la domanda che mi avevi fatto e soprattutto il suggerimento acutissimo che tu mi hai proposto. Quando Prometeo ci porta al fuoco, però la conoscenza delle condizioni, delle finalità, non appartiene. Ecco dove siamo, in quale condizione siamo. Una condizione che ci lascia una possibilità, quella di ricongiungere coscienza e potenza. Perché la potenza senza coscienza si trasforma rapidamente in impotenza. Questo lo dice Gunther Anders, che a mio parere, anche se scriveva male, poverino, però è il più grande genio filosofico della seconda parte del XX secolo, genio politico. Gunther Anders dice l'accrescimento della potenza della tecnica nelle condizioni in cui il capitale ci pone è un accrescimento della impotenza di cui noi soffriamo, e l'impotenza produce mostri. Però diceva anche Anders che una società che tratta il mondo come un oggetto da gettare via tratta anche l'essere umano come un oggetto da gettare via. E Anders ne sapeva qualcosa dal momento che non si chiamava affatto Anders, bensì Steiner. Ma ad un certo punto, essendo quel nome un nome ebreo, nella Germania degli anni 20 e 30 era meglio cambiarlo. E allora gli chiesero: come vuoi chiamarti per firmare i tuoi articoli? E lui disse: voglio chiamarmi, pensa che sottilissima, geniale ironia, mi chiamerò altrimenti. Che in tedesco si dice Anders, voglio chiamarmi in un'altra maniera. Una lezione straordinaria di sapienza post-identitaria, non identitaria. Il mio nome è un altro. E anche qua ci evoca un po' il mito: il mio nome è nessuno. Senti, Franco, noi abbiamo deciso ovviamente di parlare di respiro anche sulla scorta di tutto ciò che è accaduto e della privazione del respiro che abbiamo subito, della preziosità che gli abbiamo scoperto. E ci siamo anche domandati a un certo punto se la nostra società fosse, diciamo, meno visuale e più olfattiva, che mondo avremmo? Nel senso che una società olfattiva è una società che vive nella durata, mi sembra, una società che fa memoria, perché insomma prustianamente quando l'odore della Madeleine ti ricollega a tutto ciò che avevi prima, mentre invece una società visuale è una società più che tende all'accelerazione, perché vive nel presente, vive nel frammento.
tutte le immagini una società olfattiva, pensi che potrebbe essere effettivamente un modo diverso di vivere, più quieto, più umile, più consapevole? Sì, c'è tutta una linea di pensiero che tenta di spiegare l'evoluzione e l'involuzione antropologica sulla base del progressivo spostamento del sensorio umano verso il predominio assoluto del visivo. Io penso, e si tratta di una questione molto, molto vasta, molto complessa, molto interessante, la cosa che negli ultimi anni, non sapendo fare quasi nient'altro, ho scritto diversi libri e libretti, ma ce n'è uno che non è pubblicato in Italia, che si chiama End, e la congiunzione, nel quale io ragiono proprio su questo tema. Il centro della mutazione antropologica che stiamo vivendo è la sensibilità, cioè l'insieme delle facoltà che ci permettono di accedere all'universo, al senso e di interagire con l'altro. Ma cosa accade nella sensibilità, nel sensorio, quando progressivamente le facoltà congiuntive, cioè quelle che ci permettono di congiungerci carnalmente, sensibilmente, olfattivamente, tattilmente con l'altro, queste facoltà cedono il passo alle facoltà connettive. Io parlo di facoltà connettive riferendomi essenzialmente alla capacità di collegarci tecnologicamente senza alcun contatto che non sia per l'appunto visivo. Io ti vedo in questo momento, potrei anche non vederti. La astrazione della nostra comunicazione rispetto all'olfatto è comunque totale. Dico l'olfatto per intendere la sensibilità congiuntiva. Sai cos'è la sensibilità? Bella domanda. Io mi rispondo dicendo che sensibilità è la capacità di comprendere il significato di un segno che non possiamo dire in parole. Quando un segno, un segnale, un gesto, un accenno, un movimento corporeo o sonoro non si può tradurre in parole, l'imbarazzo, il desiderio, il terrore, la disperazione, la gioia, contenuti emotivi non si possono tradurre in parole, noi possiamo coglierlo ugualmente, anche se non ce le diciamo, perché abbiamo l'olfatto, come dicevi tu. È anche un'altra cosa più complicata, perché la sensibilità non è solo l'olfatto. Ma e la poesia invece può riuscire a cogliere queste indefinibilità? Cos'è in fondo la poesia? Naturalmente io non lo so e mi guardo bene dal dirlo, perché la poesia è essenzialmente ciò che sfugge a qualsiasi tentativo di definizione. Però io mi prendo la libertà di definirla a modo mio, in funzione di quello che del contesto in cui mi trovo, e direi che per l'appunto la poesia è la capacità di cogliere nei segni, prima di tutto nelle parole, ma di qualsiasi altro tipo di segno, ciò che non può essere tradotto in un significato di tipo connettivo, per l'appunto, che non può essere ridotto a interpretazione logica, verbale, digitale, numerica. Ecco, la poesia è il di più, l'eccesso di senso che ci permette di cogliere qualcosa che le parole non sanno dire. È proprio il non interpretabile delle parole che emerge attraverso la poesia.
E quindi in questo modo sostanzialmente la poesia, diciamo, allarga un po' le maglie e quindi passa a un respiro diverso che può anche un po' rivivificare. Però volevo domandarti, questo è sicuramente vero, però secondo te, per come siamo messi attualmente, non servirebbe oltre a questo processo di allargamento delle maglie tra la parola e il suo significato, anche il processo opposto, cioè una, diciamo, una ricucitura delle parole col loro senso vero? Perché spesso le parole vengono distorte. Adesso a me viene in mente Confucio, che quando gli chiedono: ma se tu finalmente potessi governare, cosa faresti? E lui dice: prima cosa, La ricordo. rettificare i nomi, no? Cioè ricongiungere parola e reale. Secondo te sono due processi di cui c'è bisogno di entrambi, è un doppio ritmo che dobbiamo assumere? Dunque, la rettifica dei nomi, la giustificazione dei nomi che costituisce un elemento centrale del pensiero confuciano e in fondo, per quel poco che io ne so, dello spirito culturale antropologico cinese. La rettifica dei nomi è un'idea che possiamo comprendere in un mondo nel quale la comunicazione ha una complessità molto maggiore e molto differente dalla complessità delle lingue che parliamo e che pensiamo noi. L'ideografia cinese, senza volermi soffermare su questo argomento, contiene una idea di efficacia, non solo comunicativa, ma pratica del segno, dell'oggetto che noi ci consegniamo. È anche la mente cinese che cresce, viene esercitata e si modella su di un piano di significazione che è più complesso della significazione occidentale, perché l'Occidente è più efficiente per tanto tempo nella storia, probabilmente quel tempo è già finito, è perché la semplificazione alfabetica, la semplificazione della scrittura fonetica rende possibile un rapporto con l'interpretazione che è un rapporto, per così dire, monoplanare. Noi dobbiamo interpretare il significato di questi pacchetti fonetici che sono le parole. Ecco, l'ideografia cinese crea un secondo livello di complessità che va distinto. Non si tratta di parole foneticamente ricostruibili, si tratta al tempo stesso di parole e di segni grafici portatori di un altro livello di significato. La mente cinese deve compiere due lavori interpretativi distinti. Ecco, forse questo ci potrebbe aiutare a spiegare delle cose sullo scarto antropologico che oggi si va facendo sempre più politico fra mondo occidentale e mondo cinese. Ma insomma, sì, ecco, la poesia lavora proprio su questa al di là del comunicabile. Alfabeticamente, comunicabile connettivamente. Wittgenstein scrive la frase più nota probabilmente di Wittgenstein, che i limiti del mio mondo sono i limiti del mio linguaggio. E io credo che sia una frase, sai, Wittgenstein era matto, quindi diceva frasi della cui ricchezza forse qualche volta non si rendeva conto nemmeno lui, tant'è vero che dall'altra parte dice anche che quando non possiamo parlare dobbiamo imparare a tacere. Ecco, cosa vuol dire quella cosa che i limiti del mio mondo sono i limiti del mio linguaggio? Significa che c'è un limite dunque, ma i limiti noi talvolta li sappiamo superare, c'è un al di là di quel limite, c'è qualcosa oltre il limite del nostro linguaggio che è un altro mondo, non è solo un'estensione del linguaggio, ma è un altro mondo. Noi siamo abituati a pensare che se vuoi sopravvivere devi lavorare, devi avere un salario, devi fare un mutuo, devi comprare
tutte le cose che ti rendono possibile essere una persona socialmente riconosciuta. Bene, questo è il linguaggio che abbiamo imparato. Ma chi l'ha detto? Ecco, la poesia ci permette di sapere che il salario è finito, che il denaro è finito, che il capitale è finito, che la domanda è finita, che l'economia, così come l'abbiamo conosciuta, è finita. Il mondo è finito. O siamo in grado di inventarcene un altro, o siamo in grado di liberarci delle superstizioni mentali, psichiche e politiche che il capitalismo ci ha lasciato in eredità, o non sopravviveremo, o definitivamente smetteremo di respirare. Mi fai pensare a Orwell, alla neolingua, no? Che invece lavora proprio nella direzione opposta a tutto ciò, cioè impoverire totalmente la capacità di pensiero, di immaginazione, in modo tale che uno non possa rendersi conto che è il capitale finito. E poi il dispensiero, cioè verità e falsità stanno insieme nella stessa maniera. Ma insomma, questo è forse un tema che... In quella idea di Orwell, della neolingua... Orwell non fa altro che parlare del neoliberismo, anche se lui non lo conosceva, perché è venuto dopo, ma come sempre i poeti anticipano quello che accadrà. La neolingua è la lingua del capitalismo neoliberale, che dice l'esatto contrario, che chiama ricchezza la distruzione dell'utile, che considera... guarda il rapporto che oggi si sta verificando del tutto fantascientifico tra una catastrofe economica di proporzioni spaventose, lo sappiamo questo, quello che sta accadendo e che accadrà, e dall'altra parte il sistema finanziario che è in pieno boom, in pieno sviluppo. Cosa significa questo? Che la registrazione linguistica finanziaria del mondo, l'economia, è una neolingua in senso orwelliano. A Wall Street si dichiara quotidianamente che tutto va nel migliore dei modi. Intanto gente muore di Covid o di fame o di violenza o di strangolamento, ma dentro l'edificio della neolingua finanziaria tutto è perfetto. Diciamo, una sorta di una lingua che aspira un po' a parlare a nostro nome e insomma incentiva questa gigantesca e spensierata delega di sé a un linguaggio. Ti faccio un'ultima domanda, Franco. Parlate di poesia, tu spesso citi Elderlin, c'è una frase di Elderlin che forse ci dà un minimo di speranza, che là dove c'è il male c'è anche la cura. Volevo chiederti se tu in questo caos che hai dipinto vedi i germi, un germe di possibilità. Dunque, il collasso in sé è l'interruzione di un ciclo che si autoconferma e che porta sempre più verso il basso. Dunque, un elemento di innovazione positiva, di apertura, sta in quella che io chiamo psicodeflazione. Dopo 40 anni di accelerazione obbligatoria e violenta, tutto ad un tratto si è sgonfiato il pallone del capitalismo finanziario accelerato. Si è sgonfiato nella vita sociale, non nella registrazione linguistica, neolinguistica di Wall Street, ma nella nostra vita si è sgonfiato, la domanda è crollata e non risalirà più, l'accelerazione urbana si è rallentata, bloccata, eccetera, eccetera. Questo. Poi però noi dobbiamo ragionare su quelle che sono le modificazioni, le mutazioni che questa situazione comporta. E qui io faccio fatica, anche se mi sforzo, e comunque mantengo aperto il libro delle previsioni. Io faccio fatica a vedere un esito positivo, dal momento che al nucleo di una trasformazione positiva
ci sta la solidarietà soggettiva. Non vi è trasformazione soggettiva se non vi è condivisione emotiva, affettiva e razionale di una finalità, di un obiettivo, di una volontà comune. Ebbene, mi chiedo, come possiamo, in un mondo nel quale il rapporto fra i corpi deve essere un rapporto di rigoroso distanziamento, come possiamo pensare che la solidarietà si riattivi? Come possiamo pensare in un mondo nel quale l'avvicinarsi delle labbra alle labbra è il motivo, il pericolo principale? Come possiamo pensare che l'affettività sociale ricostituisca le condizioni per una solidarietà? Ecco, io non lo so, ma questo è colpa mia. Io non so quello che invece il caos sta elaborando. È dal caos che verrà fuori la nuova. Abbiamo perso Bifo, anzi, siamo stati entrambi ingoiati dal caos, direi, e sono stato risputato fuori solo io. Però insomma il caos è stato clemente, perché Bifo aveva concluso il tempo che avevamo a disposizione e quindi a me non resta che salutarlo ovunque lui sia, ringraziarlo per essere stato con noi e per averci portato questa sua riflessione su caos, respiro e poesia. E grazie a tutti voi che ci avete seguiti, il festival continua e un saluto a tutti, grazie.